Ciao da una pugliese adottata da Milano. Oggi in metro due ragazzi parlavano della fantomatica Circle Line milanese. Allora uno raccontava all'altro di che cosa si tratta, qual è il progetto, e l'altro era felice di ascoltare, ma soprattutto era incuriosito dalle opportunità che questa specie di metropolitana potrebbe portare praticamente a ognuno di noi. E quindi mi son detta, ma perché non fare un po' di chiarezza su questo tema? Ecco, allora partiamo. E partiamo col dire che se c'è qualcosa che differenzia Milano da molte altre metropoli europee è la mancanza di una linea di trasporto sotterranea o ferroviaria che garantisca un interscambio circolare ai pendolari che entrano in centro dalle stazioni più periferiche. Ad esempio a Londra è presente la Circle Line dal 1905, è lunga 27 km e conta 36 stazioni, di cui quasi tutte offrono interscambi con la linea ferroviaria principale. O ancora a Parigi ci sono le linee 2 e 6 che realizzano due semicerchi attorno alla città e hanno praticamente la stessa funzione della Circle Line londinese. Ecco, anche a Milano è stato approvato il progetto per la Circle Line, ma come sarà realizzata? L'obiettivo è quello di sfruttare le potenzialità della cintura ferroviaria per il trasporto urbano, prevedendo di aggiungere 4 stazioni alle 8 già esistenti. Saranno aggiunte quindi la fermata di Istria, che interscambierà con la M5, Bergamo con la M3, Stephenson e ancora la novità Main Cascina Merlata. Invece le stazioni già esistenti che saranno sfruttate dal percorso sono San Cristoforo, Romolo, Forlanini, Lambrate, Certosa, Rofiera, Tibaldi, inaugurata a dicembre 2022, e Porta Romana, in fase di riqualificazione. Si è pensato a un servizio con vocazione più urbana all'interno delle linee S, dato che già la S9 sfrutta in parte il percorso dell'anello. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio il tragitto previsto. L'infrastruttura partirà dalla stazione già esistente di San Cristoforo, che verrà riqualificata grazie all'interscambio con la M4. Passerà poi dall'esistente Romolo per arrivare alla stazione di Tibaldi, che come abbiamo detto è stata già inaugurata a dicembre 2022 e rappresenta un modello per le altre stazioni ancora da costruire. Da qui si arriva all'attuale stazione di Porta Romana e si proseguirà attraverso l'attuale Forlanini, dove si interscambierà con la M4 e con le linee S che percorrono il passante ferroviario. Poi Lambrate, che è la stazione più grande dove si interscambia con M2, ma anche dove fermano numerosi treni prevalentemente regionali. Si passerà poi per le nuove stazioni Istria, interscambio con M5, Bergamo, interscambio con M3. Proseguendo ancora per l'esistente stazione di Certosa, per poi passare alla futura fermata Stephenson, per passare poi alla Merlata Main e infine al capolinea esistente Rofiera. Il piano urbano della mobilità sostenibile poi ha previsto altre stazioni da realizzare nel medio-lungo periodo. Queste saranno quelle di Canottieri, Toscana, Pugile, Zama, Ortica, Padova e Bovisasca. Però ad oggi sulla realizzazione di queste stazioni non c'è nulla di certo. L'obiettivo del progetto quindi è quello di realizzare un servizio ad alta frequenza su tutto l'anello ferroviario, infittendo le stazioni. Per una buona riuscita però è necessario che le frequenze dei treni siano perlomeno simili a quelle di una metropolitana, ma su questo fronte purtroppo le previsioni parlano di una cadenza di 15 minuti. Non solo, un altro aspetto che porterebbe a ritenere il progetto deficitario è la mancanza di un tracciato nel quadrante ovest di Milano. Cosa ci vorrebbe dunque per chiudere questo cerchio? Una proposta avanzata nel 2004 prevedeva un percorso di 36 fermate chiudendo l'anello ad ovest. Sostanzialmente una linea che non avrebbe nulla da invidiare a quelle londinesi o parigine. Un'altra ipotesi potrebbe essere quella di utilizzare la futura M6 per chiudere il percorso circolare. Il blog Urban File ha immaginato infatti un tragitto composto da due capolinea, Ponte Lambro e Main Merlata, così da unire il nord-ovest e il sud-est della città. Detto tutto questo, per le tempistiche di realizzazione della Circle Line milanese non ci sono indicazioni chiare, resta il fatto che l'obiettivo è quello di attivare il percorso entro 2030. E voi, cosa ne pensate? Quello della Circle Line è un progetto abbastanza valido? A voi la parola!